Dopo gara tra Cisterna e Minturno con il portiere Adriano Tesei, sconfitta suonante, però qualcosa di buono in questa partita lo abbiamo visto. Sì, sicuramente la squadra ha dimostrato, come nelle ultime partite di Coppa e campionato, che c'è una formazione che era nuova, quindi piano piano stiamo tirando fuori il carattere e quello che i punti di forza di questa squadra. Ecco, abbiamo visto il tecnico Amleto Giocondi mandare in campo diversi giovani. Sono queste le soluzioni per l'avvenire e per una pronta risalita di questo Cisterna? Al momento ci mancavano due o tre giocatori titolari e punti di forza di questa squadra, però l'Under 21 è buona sotto di noi, quindi cerchiamo sempre di prendere gli elementi migliori e di sfruttarli per queste partite. Ok, dopo gara anche con i giocatori del Minturno, Antonio Colacicco e il tecnico Andrea Cardillo. Partiamo da Antonio Colacicco. Ottimo gol, ma c'è stata una fase della partita che ti sei voluto intestardire, forse volevi un bottino più pesante per te? Sì, assolutamente sì, volevo a tutti i costi il gol oggi e sono stato un po' troppo egoista in alcune circostanze, però è nel DNA, quindi ci sta, ci sta. Bene, si sorride forse perché c'è stato il gol, mister, ma se poi andiamo ad analizzare anche qualche soluzione un po' di troppo sbagliata, ma comunque rimane il fatto che per la prima volta in questa stagione il Minturno non subisce reti. Sì. In effetti adesso siamo, credo, la miglior classifica del girone, la miglior difesa del girone, quindi era da un po' che avevamo registrato dei meccanismi. Comunque dobbiamo ancora crescere, perché noi dominiamo le gare dall'inizio alla fine, però concretizziamo ancora poco rispetto alla mole di gioco che produciamo. Ecco mister, produrre così tanto e poi raccogliere poco, diciamo, non in fatto di gioco, perché poi esprimete un bel gioco, ma raccogliere poco in fatto di gol poi alla lunga può essere un po' penalizzante durante la gara. Beh certo, se consideriamo che la gara è stata in bilico fino almeno al 40°, 45°, nel momento del gol e del raddoppio eravamo solo 1-0, nonostante il primo tempo avessimo prodotto, credo, una mole, ma penso che abbiamo fatto un possesso palla per 20 minuti, abbiamo avuto sempre la palla dei reti. Io parto dalla mia filosofia che la migliore difesa è l'attacco, e se io ho la palla comunque gli avversari hanno poche possibilità di fare gol. Il gol gli avversari lo fanno quando hanno la palla loro, questo è maestro Lidl che me l'ha insegnato.